I primi effetti dell'operazione Ex Po La Vittoria, Fabio Nicosia decade dalla carica di consigliere comunale. Il provvedimento adottato dalla prefettura di Ragusa è reso subito esecutivo. Tra i commenti, quello dell'ex sindaco Francesco Aiello, oggi tra le file di Articolo 1, secondo cui lo scioglimento del Consiglio Comunale è inevitabile per voto inquinato. La Camera approva un ordine del giorno dell'onorevole Minardo per la riorganizzazione del lavoro e la modernizzazione del settore ittico, un settore con criticità strutturali che va sicuramente rilanciato. Al via Vittoria la Fiera Maia Made in Food, la tre giorni promossa e ideata per far rivivere l'orgoglio siciliano con le sue eccellenze enogastronomiche e agroalimentari del territorio. Festeggiato nell'aula consiliare del comune di Ragusa i 100 anni della ragusana reduce di guerra Giovanni Di Martino. Accanto a lui anche il sindaco Piccitto, oltre a familiari e numerosi conoscenti. Benvenuto al nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Gli sviluppi, gli effetti, o meglio, dell'operazione Expol continuano a produrre effetti a Vittoria. Fabio Nicosia, ai domiciliari assieme al fratello Giuseppe, non è più consigliere comunale. Il provvedimento adottato dalla prefettura è stato reso subito esecutivo. Intanto in città cominciano ad arrivare i primi commenti e prese di posizione. Era stato eletto consigliere comunale dopo le amministrative dello scorso giugno a Vittoria, ma da oggi Fabio Nicosia, coinvolto assieme al fratello Giuseppe ed altre quattro persone nell'operazione Ex Po, è decaduto dalla carica. Un provvedimento adottato dalla prefettura di Ragusa, inviato al comune di Vittoria per l'immediata esecutività. Un'operazione, quella di polizia, portata a termine dalla Guardia di Finanza di Catania e che ha gettato un'ombra sinistra sui 10 anni di amministrazione Nicosia. In un primo momento era stato tirato in ballo anche l'attuale sindaco Giovanni Moscato, che ieri in un'articolata quanto accorata conferenza stampa ha chiarito e spiegato che lui è strano alla vicenda, a parte l'accusa di corruzione, tutta però da vagliare. Intanto negli ambienti politici e non, dopo la prima fase di sgomento e stupore, si cominciano a resettare pensieri e concetti. Per il Movimento Sviluppo Ebleo viene espressa intanto piena e incondizionata vicinanza al sindaco Moscato, certi dicono che la magistratura farà piena chiarezza sull'intera vicenda. Siamo pronti, dicono, ad andare avanti per il bene della città, convinti che, a maggior ragione adesso, Vittoria ha bisogno di trasparenza e legalità. Dalla faia anti-racket e antisura, invece, se la politica viene a patti con la mafia, chi deradisce in modo gravissimo sono i cittadini e il loro mandato. Vittoria ha un disperato bisogno di legalità a tutti i livelli e deve ripulire la sua immagine. E per fare ciò servono amministratori integerrimi e credibili. Poi ci sono anche le reazioni dai sindacati. Quanto emerge dall'operazione Ex Po delinea un quadro generale della città sempre più allarmante e inquietante, a dichiarare il segretario generale della CGIL di Ragusa, Giuseppe Scifo, che dice occorre alzare al massimo la guardia e riappropriarsi della città e in primis delle istituzioni. E questo compito spetta ovviamente allo Stato, ma anche alla parte sana del mondo imprenditoriale, della politica, delle parti sociali e di tutta la società. Tre commenti alle reazioni a questa operazione della finanza di Catania. Abbiamo raccolto anche quella dell'ex sindaco Francesco Aiello, in procinto di presentare la propria candidatura al regionale. Per Aiello è inevitabile uno scioglimento del Consiglio Comunale. Anni e anni di sindacatura a Palazzo Iacono lo hanno sicuramente attemperato ad ogni tipo di sorpresa o sconvolgimento della vita cittadina. L'ex sindaco Francesco Aiello forse non immaginava, però neanche lontanamente, un epilogo come quello che ha portato agli arresti domiciliari fratelli Nicosia e l'attuale sindaco con la spada di Damocle a penzolare dell'accusa di corruzione. Per Aiello è un voto inquinato e quindi il Consiglio Comunale va sciolto. Come cittadino mi rendo conto, partecipo al clima di difficoltà generale che respiriamo nella città. È uno dei momenti più cupi, più difficili, ma proprio da questa condizione bisogna partire per guardare avanti. L'indicazione di fondo che viene dalle indagini è proprio questo, è l'invito forte, potente che ci si dà per un nuovo percorso, quindi un appello ad essere fiduciosi, un appello a guardare avanti e a ristabilire regole fondamentali della vita civile. Come politico, per me ha un valore
enorme, enorme, perché non è soltanto la cosa dell'anno scorso che ha pesato, mi ha aggravato, è anche una linea che vedeva molta di questa gente fare le cose e poi scaraventarle sugli altri. E quindi da questo punto di vista mi sento veramente rinato, alleggerito, non che avessi dubbi, però una cosa è che tu combatti e sei sicuro di te stesso, un'altra cosa è il riconoscimento attraverso le indagini del magistrato, questo è molto importante. A livello politico, ieri il sindaco Moscato in conferenza stampa ha chiarito la sua posizione. Cosa succederà adesso? Cosa è possibile immaginare? Verrà sciolto il consiglio? Io spero che le cose si possano chiarire. Devo dire che probabilmente lo scioglimento è inevitabile, perché l'inquinamento è stato forte, vi sono aspetti dell'inchiesta, dell'indagine della magistratura che neanche conosciamo, non sappiamo, non possiamo che fare delle deduzioni di carattere generale, ma sicuramente peggiorano questo quadro, sicuramente sono dati che peggiorano questo quadro, per cui temo che lo scioglimento sia inevitabile, io lo considero inevitabile, al di là dei fatti penali, di rilevanza penale. Io credo che su alcuni aspetti della vicenda amministrativa, per esempio Munnizza, piano regolatore generale, la variante, il regolamento del mercato, il problema delle aziende speciali, delle municipalizzate, in qualche modo entrano in questo territorio di contiguità che hanno stabilito durante l'elezione. L'ex sindaco ha quindi annunciato la presentazione della sua candidatura alla regionale nelle file di Articolo 1. Io sono il coordinatore politico di Articolo 1 con Fava, il circolo mi ha proposto come candidato all'unanimità, siamo in attesa della formalizzazione della candidatura, entro lunedì credo questa cosa debba avvenire, e pronto a dare il mio contributo per la rinascita della città. Per vedere, ma non da solo, come eroe solitario, ma assieme a chi ci sta, e credo che debba essere un movimento profondo della società civile, degli imprenditori, dei cittadini. Guardate, Vittoria non la salva una persona, non la salva un partito, si salva e ha una prospettiva se i cittadini, le istituzioni della società civile finiscono di fare partigianerie e guardano alla città. A proposito di regionali, intanto domani 24 settembre alle 20 si inaugura a Comiso il comitato elettorale di Giorgio Assenza, candidato del gruppo Diventerà Bellissima, all'Assemblea regionale, la sede del comitato è in Viale della Resistenza. Il governatore della Sicilia Rosario Crocetta, incontrati a Chiaramonte Gulfi durante un'assemblea di società calcistiche, dipendenti del Libero Consorzio di Ragusa, ha detto: avrete i fondi che potranno evitare il dissesto dell'ente. Una folta delegazione di dipendenti del Libero Consorzio di Ragusa, incontrata a Chiaramonte Gulfi, il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, dove partecipava ad un'assemblea annuale delle società calcistiche. I dipendenti hanno rappresentato al governatore la situazione di un ente virtuoso che ha fatto con i fatti spending review e che si ritrova adesso in dissesto strutturale per il prelievo forzoso dello Stato. La vicenda dei dipendenti di Ragusa, ha detto Crocetta rassicurando i dipendenti, è sotto la mia diretta osservazione. Il primo atto è stato quello di ritirare la delibera della Giunta lo scorso 15 settembre di riparto gli 8,21 milioni di euro, quando mi sono reso conto che i numeri forniti dalle altre province non erano rispondenti al vero. Ora abbiamo dato in carica al direttore del Dipartimento Autonomie Locali di predisporre un nuovo riparto, tenendo conto, conclude Crocetta, di parametri oggettivi, e posso assicurare che seguirò personalmente la questione per assicurare giustizia a Ragusa. Le problematiche della marineria. La Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno presentato all'onorevole Nino Minardo che in pratica riguarda la riorganizzazione del lavoro e la modernizzazione del settore ittico. La Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno presentato dall'onorevole Nino Minardo al testo unificato che reca interventi per il settore ittico
anche attraverso il sostegno delle attività della pesca commerciale e non commerciali. Per l'esponente di Forza Italia, la crisi patita dal comparto la pesca in provincia di Ragusa, un settore sempre più oppresso da problemi strutturali e congiunturali, non passa certamente inosservata rispetto al momento critico in generale, con il rilancio di un settore, quello appunto ittico, che è fondamentale per l'economia di questa parte, la Sicilia orientale, ma anche automaticamente per il sostegno dei pescatori iblei e le loro famiglie, oltre che gli addetti alla filiera ittica. A tutto questo vanno aggiunti, sottolinea Minardo, i problemi di carattere strutturale dei porti iblei che ostacolano l'attività proprio perché la pesca è una grande risorsa economica, non solo per le frazioni marittime in questione, ma per tutta la provincia. Per il parlamentare modicano, quindi, oltre a questi interventi, servono anche maggiori controlli, oltre ad azioni mirate, a garantire la necessaria trasparenza nei vari passaggi. Cronaca, un tunisino di 54 anni, Hanza Habib, è morto nel primo pomeriggio di ieri a Santa Croce a seguito di un incidente causato da una motozappa che stava manovrando in un terreno vicino casa. Dopo qualche minuto dall'inizio delle operazioni di discernimento, l'uomo ha toccato con il motozappa un tubo di plastica che spuntava dal terreno, che gli ha fatto in pratica perdere l'equilibrio facendolo rovinare proprio sopra le zappette del mezzo meccanico. Questa comunitario non ha praticamente avuto scampi, i meccanismi del mezzo gli hanno tranciati in buona parte gli arti inferiori, provocandogli delle ferite mortali. Voltiamo decisamente argomento. Era vittoria la prima delle tre giorni di Made in Food, tre giorni all'insegna dell'enogastronomia e dell'agroalimentare. All'inaugurazione anche il sindaco Moscato con altri colleghi dei comuni limitrofi. Si è alzato il sipario a Vittoria presso la cittadella fieristica delle Maia sul Made in Food, la tre giorni ideata e strutturata per far rivivere l'orgoglio siciliano con le sue eccellenze enogastronomiche dell'agroalimentare. Fino a domenica prossima quindi è possibile scoprire le oltre 50 aziende protagoniste e conoscere i migliori chef d'Italia. All'inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco Moscata, anche i colleghi di Comiso, Santa Croce, Mazzarone, Chiaramonte e Niscemi. Da Vittoria parte oggi una nuova sfida, quella del Made in Food. Abbiamo deciso e l'amministrazione ha deciso di raccogliere e invitare tutte le eccellenze di questo territorio, ma non solo, aziende di tutta la Sicilia, imprese che decidono di scommettersi sui prodotti locali, sulle eccellenze locali, su ciò che di meraviglioso ha da offrire alla nostra terra, hanno deciso di raccogliere la sfida di Made in Food, che quest'anno è alla sua prima edizione e che rilancia le aspettative, le speranze per la Fiera Maia. Oggi parte questa nuova iniziativa, siamo convinti del grande successo che avrà il Made in Food, che sarà la prima di tante fiere che riguardano l'enogastronomia. Vittoria diventa capofila nel territorio in Sicilia di questo salotto del gusto siciliano, coinvolgendo anche le istituzioni e altri comuni del territorio. In questa prima edizione del Made in Food anche l'Associazione Nazionale Chef Stellati, la Nazionale Cuochi Italiana, che stasera, già da stasera, con lo show cooking, darà prova di utilizzo e di realizzazione dei migliori piatti attraverso l'utilizzo delle materie prime, delle nostre materie prime. Siamo con Walter Dalla Pozza, che è della Nazionale Italiana Cuochi, quindi fa parte della Federazione Italiana Cuochi ed è responsabile dipartimento eventi della NIC, della Nazionale. È un evento importante, la prima edizione di Made in Food a Vittoria, e soprattutto c'è questa partnership con NIC e con FIC. È una cosa bellissima anche perché anche per noi è la scoperta di grandissimi prodotti del territorio siciliano che scopriamo e adoperiamo tutti i giorni, la cultura un po' della nostra ricerca di prodotti e eccellenze della nostra Italia, perché alla fine che fa grande la nostra cucina sono i nostri prodotti. Sono importanti le materie prime, sono ingredienti fondamentali di altissima qualità del territorio e poi ci vogliono gli interpreti che li rendono ricette indimenticabili. Assolutamente sì, noi siamo come, possiamo definirci dei piccoli direttori d'orchestra, però dietro di noi dobbiamo avere degli strumenti validi, perché se non hai le materie prime per poter creare un grande piatto, anche un grande chef non è nessuno. A Ragusa la piazzetta di fronte alla stazione ferroviaria è rimasta in cantiere dal movimento Insieme, si chiede quindi all'amministrazione comunale che vengano finalmente completati i lavori, fermi da anni. Un'opera rimasta nel dimenticatoio oltre che un cantiere aperto.
Lo affermo dal Movimento Insieme di Ragusa, a dire dal quale non si capisce bene perché non sia stato ancora avviato il definitivo completamento. Per la consigliera comunale Elisa Marino, il palleggiamento di responsabilità tra le parti interessate è ormai insostenibile, con i ragusani che chiedono la sistemazione del sito. La struttura è al palo da anni, cioè da quando il parcheggio sotterraneo è stato consegnato per l'apertura e il funzionamento. La piazzetta, prosegue la Marina, antistante la ferrovia, è completamente inagibile e tutto è rimasto desolatamente in sospeso. Nessuno si è infatti dato da fare per cercare di risolvere una volta per tutte questa situazione incresciosa. Da Insieme tornano quindi a sollecitare il Comune a trovare una via di sbocco da questa fase di stallo. Tra l'altro il sito è anche diventato ricettacolo di sporcizia, per non parlare delle erbacce che sono cresciute all'interno, quindi uno stato di desolazione che non fa certo onore alla città di Ragusa. Restiamo nel capoluogo dove è stato festeggiato nell'aula consiliare del Comune un reduce di guerra che ha compiuto 100 anni, Giovanni Di Martino. Accanto a lui il sindaco, numerosi familiari, conoscenti e amici. Una folla di parenti, amici e autorità si è stretta attorno a Giovanni Di Martino per festeggiare i suoi 100 anni. Classe 1917, partecipò alla Seconda Guerra Mondiale e venne fatto prigioniero in Russia. Il ritorno a casa dopo una prigionia di 4 anni nei campi russi. La cerimonia in suo onore si è svolta presso l'aula consiliare alla presenza di autorità cittadine, associazioni di polizia e combattente reduce. Oggi non siamo qui per fare solo gli auguri al nostro concittadino, ha rimarcato il sindaco Piccitto nel suo intervento, ma stiamo celebrando un patrimonio fatto di umanità e di esperienza che appartiene a tutta la comunità ragusana, e la testimonianza di vita di Giovanni Di Martino rappresenta un valore da conservare e custodire a futura memoria. Di poche parole infine al festeggiato, che ha voluto ringraziare tutti i presenti per la bella accoglienza alla festa che gli è stata riservata. E c'era di festa intanto anche presso la parrocchia di San Giovanni Battista Vittoria, che si prepara ad accogliere Don Salvatore Converso, che prenderà il posto di Don Vittorio Pirillo all'arrivo del nuovo arciprete martedì prossimo, 26 settembre, in due momenti, alle 19.30 l'accoglienza dalle autorità militari e cittadine, a seguire alle 20 la messa presieduta dal vescovo Monsignor Carmelo Cuttitta. Il calcio adesso, con Città di Ragusa domani in casa contro il Città di Scordia, azzurri, primi punti pesanti in palio contro un avversario di spessore. Città di Ragusa domani di nuovo all'Aldo Campo, nell'eccellenza, dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia che, con la vittoria sull'Avola, ha sicuramente accresciuto l'autostima del gruppo di Raciti. Domani arriva il Città di Scordia, squadra attrezzata per lottare al vertice. Raciti vorrebbe vedere la squadra per alcuni tratti ammirata contro l'Avola e con l'organica al completo ha solo l'imbarazzo della scelta. Inizia alle 15.30 a dirigere il signor Matina della sezione di Palermo. In promozione invece viaggia il Marina di scena a Siracusa contro il Belvedere, mentre il Santa Croce in casa se la vedrà con lo Sporting Priolo. La squadra di Lucenti gode di ottima salute, confermata alla doppietta di Leone in Coppa proprio contro il Marina, e la gara di domani potrebbe essere l'occasione propizia per conquistare il primo successo stagionale. Sarà assente il centrocampista Fiore, squalificato. Al suo posto Lucenti dovrebbe far giocare il giovane Giarrizzo. Tornando al Marina, Utro invece si augura di proseguire nella striscia positiva in campionato. Non ci sarà domani la Rosa, oltre a Pa, entrambi squalificati. Infine Modica e Frigentini, con il rossoblu in casa contro il Motta Sant'Anastasia e i secondi nella breve quanto insidiosa trasferta di Noto. Judo, ottima performance per Danilo Articolo della Basacchi al Trofeo CONI di Senigallia, esponente e componente anche della rappresentativa siciliana che ha chiuso al quinto posto. Eccellente performance per Danilo Articolo della Basacchi Ragusa al Trofeo CONI che si è svolta a Senigallia. Nella mini Olimpiadi di Judo si è messa infatti in luce vincendo tutti i combattimenti sostenuti, mentre con la rappresentativa siciliana di cui ha fatto parte è arrivata al quinto posto. Massima soddisfazione ovviamente in società per il risultato ottenuto, con l'atleta ragusano che ha affrontato col piglio giusto i vari impegni agonistici, aggiungendo quel cinismo e quella freddezza che si rendono necessari in competizione del genere. In particolare contro l'avversario della Lombardia, Danilo Articolo ha dimostrato tutto il suo sangue freddo, riuscendo a superare il competitor dopo una serie di accorgimenti tecnici che gli hanno permesso di far valere le sue qualità. E poi c'è anche Salvatore Micilusso, tengono a ribadire dalla Basacchi, in procinto in queste ore, di prendere parte al campionato Master in programma dal 30 settembre a Olbia. Momento di fermarci, breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata.
Ecco c'è il riepilogo dei fatti in primo piano. I primi effetti dell'operazione Ex Po, la vittoria Fabio Nico si decade dalla carica di consigliere comunale, il provvedimento adottato dalla prefettura di Ragusa è reso subito esecutivo. Dell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari 6 persone, in città se ne discute ovunque con commenti e prese di posizione che arrivano dal mondo politico, imprenditoriale e anche sindacale. Tra i commenti, quello dell'ex sindaco Francesco Aiello, oggi tra le file di articolo 1, secondo cui lo scioglimento del Consiglio Comunale è inevitabile per voto inquinato. Decenni di sindacatura lo hanno temprato ogni tipo di situazione, ma forse neanche lui si aspettava un epilogo simile. L'ex sindaco ha poi annunciato che la prossima settimana presenterà la propria candidatura alle elezioni regionali. La Camera approva un ordine del giorno dell'onorevole Minardo per la riorganizzazione del lavoro e la modernizzazione del settore ittico, un settore con criticità strutturali che va sicuramente rilanciato. Un rilancio fondamentale per l'economia di questa parte è la Sicilia orientale, che vanta porti come Pozzallo, Scoglitti, Donna Lucata e Marina. Servono anche maggiori controlli mirati a garantire la trasparenza nei vari passaggi. Al via Vittoria la Fiera Maia Made in Food, la 3 giorni promossa e ideata per far rivivere l'orgoglio siciliano con le sue eccellenze enogastronomiche e agroalimentari del territorio. Fino a domani domenica si può venire a scoprire le 50 aziende protagoniste anche oltre e conoscere i migliori chef d'Italia. All'inaugurazione della kermesse presenta il sindaco Moscato e alcuni colleghi di comuni limitrofi. Festeggiato nell'aula consiliare del comune di Ragusa i 100 anni del ragusano reduce di guerra Giovanni Di Martino. Accanto a lui anche il sindaco Piccitto, oltre a familiari e numerosi conoscenti. Una folla di parenti e amici, oltre alle autorità, si è stata attorno al reduce di guerra prigioniero nei campi russi durante la Seconda Guerra Mondiale. Di poche parole il festeggiato, che ha ringraziato tutti i presenti. TG che termina qui, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.